Davvero, ci manca un po' di musica, eh? Eh sì, sì, quando fa la musica. Lucia, sai cantare? Sai cantare? Cantavo anche nel coro. Mi chiamo Alejandrina, vengo dal Perù, dalla città di Lima. Mi chiamo Esma, vengo dal Marocco. Mi chiamo Noha, vengo da Egitto. Mi chiamo Anna, sono italiana. Mi chiamo Rosa, sono del Perù. Io sono Valbona, vengo da Albania, da Vallona, una città dove c'è mare. Sono Kadi, vengo dal Senegal. Mi chiamo Heba. Mi chiamo Azaina. Sono più conosciuta dai amici di Aisha, come mi chiama la mia mamma. Mi chiamo Edith, vengo dal Benin. Ho visto la pubblicità di corso di pranzo di Babel e poi mi sono iscritta. Ho fatto il corso fino alla fine, mi sono trovato bene perché ho imparato tante cose dei altri paesi. Ci siamo un gruppo di donne che abbiamo imparato ognuno i piatti di ogni paese. Come è venuto? Bellissimo. Abbiamo cominciato questo corso per metterci insieme tutti donne di diverse nazionalità, formando così il pranzo di Babele. Ero disoccupata e mi hanno proposto di fare questo corso di catering. Ho avuto a che fare con varie nazionalità. Ancora? Ce l'ho la mia mano ferita, va. Ancora? Ancora? All'inizio bisogna portare. Si girano anche con le bollicine. È bello cucinare a chilometro zero. Ho imparato dei miei amici dentro il gruppo tante cose belle. Ho imparato le cose di peruviani, salsa ocaina, ho fatto adesso a casa così bella. Ho imparato la cipolla di Senegal, ancora non arriva come che ho fatto loro. Ho imparato anche di una signora brasiliana, ho imparato tante cose di lei. Attenta alla cerimonia. Ho partecipato al gruppo di pranzo di Babele per migliorare la mia situazione, per mettermi in proprio e scoprire anche le ricette di altri paesi, come quelle del Marocco, per i piatti italiani, del Benin, peruviani, egiziani, moldavi, anche albanese. Ho imparato tante cose. Anche io ho imparato delle altre paesi, Senegal, Sud America, Marocco. Ho imparato il focaccia degli italiani, ho imparato il risotto. Anche imparato del servizio, imparato cosa faccio per il buffet. Quindi partendo, se uno vi chiede un lavoro va fatto un preventivo, oltre al cibo, alle portate, alla spesa per cucinare, c'è anche la spesa da aggiungere per vestire. Sto imparando tante cose, sto conoscendo le donne dalle diverse culture, dalle diverse nazionalità. E sto imparando di mettere nella mia vita anche un po' dalla loro esperienza, di prendere come fare le cose nella vita, anche come fare le cose pratiche. Quando hanno iniziato questo corso mi ha fatto piacere sapere tante diverse culture, quanti diversi piatti,
anche a casa mi sono sempre contenta di fare questo piatto in marocchino che sei di Siano. Prima di entrare in questo corso pensavo che imparare la cucina italiana e invece no, ho trovato che loro hanno messo la cultura di tutti i paesi insieme, perché io mi piace sempre imparare e insegnare. Quando imparo qualcosa vado a provarla e dopo lo insegno per l'altro. Si sta costruendo qualcosa, specialmente noi donne, per fare un gruppo nella quale si sta insieme, non solo per la cultura, anche per il cibo specialmente, ognuno dà il meglio di sé. Apiádate de mí, si tienes corazón, escuchen tus lágrimas. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar peruanos, que somos hermanos, que sea la victoria.